Buongiorno, buongiorno, salutate la Gemmina. Ciao Gemma, ti aspettiamo, eh? Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, noi partiamo ringraziando. Grazie per i commenti all'articolo di ieri, grazie per tutte le risonanze che ci state donando, perché sono una grandissima ricchezza e veramente lo Spirito Santo proprio lavora bene. Adesso facciamo un attimo un riassuntino. Stiamo per entrare nella prima tappa di Tra le braccia, ok? La scorsa settimana abbiamo fatto la presentazione del percorso, la trovate su YouTube e su Instagram TV. Nel nome di Maria, oggi festeggiamo il nome di Maria, partiamo, ok? Nel suo nome che lei ha saputo dire il suo sì, ha saputo accogliere nel suo grembo Gesù, il figlio di Dio, insieme a Giuseppe. Quindi alla famiglia di Nazareth e in particolare a Maria affidiamo ancora questo percorso. Cosa dobbiamo fare questa settimana? Dobbiamo lavorare sulla nostra parola che identifica la nostra rinascita, ok? Come abbiamo spiegato nell'articolo, uno degli articoli correlati. E dove trovate tutto questo materiale? Trovate nel sito, alla pagina percorsi, andate in Tra le braccia, c'è la presentazione con la live, con i due articoli correlati direttamente alla live con i lavori personali da fare e poi anche quello di ieri, di mia moglie, bellissimo, e che vi consigliamo e vi raccomandiamo di andare a leggere perché fanno parte appunto del lavoro per questa settimana, perché ci prepariamo alla prima tappa ed è fondamentale trovare quella parola, quel concetto, quella cosa che abbiamo nel cuore e che vogliamo affidare a Dio per questo percorso e per questa rinascita. Ricordiamoci che con Dio dobbiamo osare, ok? Oggi ascoltiamo il Vangelo dove il centurione desidera la guarigione del suo servo e con grande fede chiede a Gesù di guarirlo e lo ottiene. Quindi per questo anno di nuovo osiamo con fede verso il nostro Signore che esaudirà. Se volete poi potete condividerci questa parola, quello che avete individuato come la vostra rinascita nelle box qua su Instagram oppure anche su per mail o sugli altri nostri canali, perché così noi possiamo scriverla e conservarla nella nostra brocca come l'anno scorso per Into the Womb e tenerla in preghiera in casa nostra e nella nostra piccola chiesa domestica. Questo se volete, chiaramente. Poi, altra cosa che ci siamo dimenticati di dirvi per prepararci alla prima tappa è, se riuscite, se potete, di andare a leggere la storia di Giuseppe, il re dei sogni. Nel libro della Genesi, capitoli 37 fino al 50, perché andremo nelle nostre live di Tra le braccia a prendere varie tappe della sua storia e per lasciarci illuminare in chiave vocazionale e inserirle appunto dentro al percorso. Spero di avervi detto tutto, intanto buona giornata e poi mettiamo tutto di seguito, quello che abbiamo detto e tutti i vari link. Ciao!